Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sara e oggi, come avrete letto anche già dal titolo, vedrete la prima parte di questo video di prodotti finiti, appunto, perché l'avevo già registrato, ma era troppo lungo e secondo me diventava anche stancante, anche se interessante, magari può diventare stancante, che era una mezz'oretta, quindi era un poco pesante. E comunque, prima di iniziare, volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti, grazie mille, mi fa molto piacere, ma soprattutto chi ancora è passato di qui e non si è ancora iscritto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spolliciate e se volete venite a trovare su Instagram, trovate sempre il link giù di diretto in info box e andate magari a sbirciare. Ma andiamo subito al fulcro della situation e con il mio cestino sempre dell'Eurospin, che ancora l'ho visto, ce ne sta uno bianco e uno nero, io l'ho preso in nero, però c'è anche bianco, costa sui 7 euro, quindi se lo trovate ancora approfittate perché lo sto utilizzando spesso. Allora, i primi due prodottini che vi voglio far vedere sono due confezioni di struccanti della Selex e della Sien. Io adesso sto utilizzando la seconda confezione di Selex. Questi sono 50 dischetti, qua ce ne sono 80 per 70 centesimi, 90 centesimi se non sbaglio. Questi qua invece 1 euro. Se devo dire, mi piacciono di più questi qua, sono cuciti meglio intorno. Adesso li sto utilizzando, non mi trovo malissimo, però se proprio dovessi scegliere, sceglierei questi. Infatti, quando mi trovai al Lidl la scorsa volta, decisi di riacquistare un altro pacco, perché infatti sono 100% cotone, se non erro. Sì. Sono 100% cotone e questo invece non lo specifica. Comunque questi qui sono 100% cotone, quindi li ho consumati e questo qua ne ho un altro ancora chiuso e questo qua invece ne ho un altro aperto. Poi altri due prodotti, vi faccio vedere questi due campioncini di questo è un gel rivitalizzante della Shiseido e questo invece è un contorno occhi dell'Occitane. Mi era arrivato scusate, in un ordine dove avevo appunto acquistato i prodotti di Puro Bio e mi avevano regalato due campioncini, due per parte, più un bagno doccia. E mi era piaciuto tantissimo il profumo, non l'ho utilizzato ancora, però il profumo veramente spettacolare, l'ho fatto vedere anche, l'ho fatto annusare anche a mia mamma, ha detto che bel profumo, è proprio un profumo talcato, come piacciono a me del resto. Invece l'altra volta, quando un paio di anni fa che gli ordinai delle palette di Mulac, non mi ricordo che mi mandarono dei prodotti in full size, devo essere sincera, quello è comunque un 200 ml. Però sarei molto curiosa e ve ne parlerò, soprattutto aspettate perché vi parlerò dei prodotti, delle maschere di Puro Bio perché le sto testando, quindi giusto un pochino di pazienza perché domani farò di nuovo lo shampoo, quindi la riutilizzerò la maschera e vedremo un pochino perché vi voglio vedere, vi voglio dire un po' il tutto e ve ne parlerò anche dei prodotti Lidl che ho acquistato e li sto utilizzando e ve ne voglio parlare in un video. Andiamo avanti. Ho utilizzato poi allora, una maschera, questa qui della Sien, ce n'è anche un'altra, sì, eccola qua. Questa all'acqua, che secondo me è ottima perché è rinfrescante, è ottima secondo me per l'estate. Contate che ce ne sono due, per chi conosce sicuramente il Lidl, le maschere vengono vendute in coppia, sono due maschere da 80 ml. Infatti dietro indica che ogni maschera può essere utilizzata ben due volte perché per 80 ml di prodotto ce n'è tante, quindi si può richiudere e andare ad utilizzare, quindi si può mettere in frigo e andare a riutilizzare, dare proprio una botta di vitalità, di freschezza. Mentre questa qui invece è quella idratante, quindi adatta per pelli più mature, però magari in inverno può essere adatta anche per una pelle misto grassa come la mia, che a volte magari può diventare un po' secca e quindi ha desiderio, la mia pelle ha desiderio di un po' di idratazione, perché non è vero che una pelle misto grasso o grassa deve essere scrubbata sempre, no, che è peggio, si fa come sappiamo tutti quanti, si fa l'effetto contrario. Poi ho finito questo scrub della Retinol Complex Scrub Corpo Marino. Questo è un formato da 250 ml, vedete? Questo era blu all'interno. Mi è piaciuto molto rispetto a quello della Sin, è leggermente più aggressivo, però niente di preoccupante. Per chi ha invece una pelle molto molto sensibile, io personalmente consiglio vivamente quello della Lidl che ha un costo di 3,79 della linea oli essenziali. Questo qua penso se mi finiscono e ho voglia di riprovarlo, sicuramente lo riacquisterò anche per profumo molto fresco, quindi
mi è piaciuta tanto. Poi voglio finire questa, voglio finire, voglio buttare direttamente questa crema della Bio Happy che è al caramello. È una crema, si chiama burro stradinario viso corpo. Vedete, non l'ho terminata completamente perché la utilizzo, sì, la tengo ormai da più di un anno. Questo è un paio di 12 mesi, ma è più di un anno che ce l'ho. Io l'ho acquistata a metà prezzo perché infatti c'è ancora il prezzo 12 euro, scusate le macchioline, però non mi ci sono trovata a utilizzare. Il profumo è ancora ottimo. Però non mi ci sono trovata ad utilizzarla, peccato, però non voglio utilizzarla più perché sinceramente ho paura che poi mi possa creare reazioni. Poi ho finito questa crema di Yves Rocher, questa anti-age global, è completamente terminata, vedete? È un formato sempre da 50 ml con un pao di 6 mesi, mi è piaciuta molto, e a parte un profumo proprio di frutta, mi sembra tipo di... Non so, mi dà quell'idea, sì, di fruttolo, proprio dei fruttolo, quelli per i bambini. Mi dà proprio l'idea, è molto soffice e praticamente è come se fosse una sorta di mousse, ne serve poca la mattina, è leggerissima. Veramente credo sia una crema adattissima per la mattina. Se la trovate in sconto, perché una volta la vidi allo store, andai a fare un giro al centro commerciale, vidi proprio al Yves Rocher, che se non erro era il 40%, però ma si parla di qualche tempo fa, un annetto fa minimo. Quindi penso che la potrete comunque trovare. Infatti qua c'è scritto proprio Day e mi è piaciuta molto. Adesso voglio provare anche altro, però male che vada se mi ricapita un buon prezzo, perché questo se non sbaglio intorno ai 20-25, non è proprio fessacchiotto come crema, però mi è piaciuta. Poi finiamo con, abbiamo il collagene vegetale, questo qui, che è un collagene vegetale anti-age, più rimpolpante e più tensore, della Saponaria, formato da 30 ml. Questo mi è piaciuto molto, alla pipetta, non ha fragranza, è un gel molto delicato che si assorbe. Io lo utilizzavo proprio come siero, insieme all'acido ialuronico. Questo ha un costo di 8 euro, ma credo proprio di poi riacquistarlo. Sto utilizzando adesso il siero sempre con l'acido ialuronico e mirtillo, dell'Anthos, che sto quasi terminando, e poi vedrete poi anche quello lì nei finiti e mi sta piacendo anche tantissimo. Poi ultimi due prodottini e abbiamo terminato. Levo il cestino, abbiamo la matita per sopracciglia di Kiko nella colorazione 06, questa qui che ha proprio la puntina fatta così, e lo scovolino. Vi faccio vedere la colorazione al volo, eccolo qua, scusate, mi ho fatto proprio uno swatch veramente perché non ha praticamente punta. È sul, diciamo, grigiastro. Mi va bene e non mi va bene. Questa l'ha presa sempre mia mamma, però sinceramente preferisco quella di Dior, che è la mia preferita, la 903 Black, se non sbaglio, si chiama, e è la più scura in realtà, e mi va benissimo. Poi andrò a rifare il microblending a ottobre, quindi ottobre, novembre, quando sarà, vorrò rifarlo, così non sto sempre perché già l'avevo fatto il microblending, però qui se ne è completamente andato il colore, quindi devo andare a ridisegnare con la matita. Poi ho terminato ormai questa cipria in polvere libera della Catrice, la Nude Illusion Powder Transparent Matte. Vedete? Ne è rimasta proprio una puntina, l'ho utilizzata anche oggi, ma faccio fatica a prelevarla. Comunque la conservo, cerco ancora di sbatterla bene per finire gli eccessi, perché mi dispiace buttarla così, sono sincera. Però mi è piaciuta molto. Adesso andrò a utilizzare, penso, non so, quella di Astro o quella di non mi ricordo il nome. Magari ve lo scrivo, non mi viene in mente, o di Catrice o dell'altra linea, non mi viene in mente, questo momento magari faccio una foto, ve lo scrivo. E niente, questi sono tutti i prodottini terminati, io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla parte 2 dei prodotti finiti. Ciao!